consapevoli che le partite vanno tutte affrontate al massimo. Può sembrare una frase fatta, ma poi è la realtà, perché nessuna squadra in questo campionato ha mollato gli ormeggi, diciamo, e la Lucchese è una squadra che, senza tutti i problemi che ha a livello societario, sta facendo già bene così, avrebbe fatto anche meglio, e questo vuol dire che la squadra è di valore e noi lo sappiamo, perciò giocheremo sicuramente con una grande attenzione. Non c'è il rischio di sottovalutare un avversario che, ripeto, è un avversario di grande valore, ma perché noi abbiamo necessità di cercare di vincere la partita anche domani, e perciò l'intento è quello di giocare una grande partita, perché facendolo abbiamo più possibilità di vincere. Quella è la nostra idea di calcio. Fisico è ovvio che noi possiamo avere qualche problema in più, però noi dobbiamo, il calendario era quello, lo sapevamo, perciò vediamo chi ha recuperato nella maniera migliore e cerchiamo di sfruttare anche eventualmente i cambi durante la partita, che diventeranno fondamentali e determinanti anche in questa e nelle prossime gare. Certo. Sappiamo che quali sono le insidie di questa partita, ma noi dobbiamo giocare sulle nostre qualità, che sono importanti. Se le sfruttiamo al meglio possiamo vincere. E ripeto, il discorso che la Lucchese venga qui a fare la partita così importante sta delle cose, è normale, e perciò non è che ci faremo sorprendere da questa situazione. Dal punto di vista fisico? Gli altri ci sono tutti a disposizione, con Marconi che è squalificato, perciò gli altri invece sono tutti a disposizione. Non lo so, perché hanno cambiato, all'andata giocavano in 4-3-3, adesso ultimamente Colentella in casa, l'ultima che hanno giocato, hanno giocato 4-3-1-2, invece le ultime trasferte le hanno giocato 3-5-2, perciò non ho idea di come giocherà. Dici un'idea sulla... Così, la rifinitura sarà determinante, perché per capire anche il recupero fisico di alcuni giocatori, però credo che bene o male ricalcherà la squadra di sabato, di martedì, con la propria percentuale. La squadra è in forma, sta bene, e perciò io sono convinto che domani giocheremo una buonissima partita, e facendo ciò abbiamo, vi ripeto, più possibilità di vincere se giochiamo bene. Hai dovuto un po' fare cambi? Sì, credo, dobbiamo giocare sulle nostre qualità, che sono quelle di essere una squadra offensiva, che mette pressione all'avversario, perché è vero che abbiamo segnato il suo autogol l'altro giorno con la Provercelli, però i dati dicono che avevamo fatto più di 30 cross negli ultimi 16 metri, e perciò ci sa che l'avversario sia in apprensione e in difficoltà, però noi dobbiamo fare lo stesso tipo di partita, cioè giocare in pressione costante, stando attenti nella fase difensiva, senza sbilanciarsi in maniera eccessiva, anche se noi molte volte riusciamo a portare terzino destro e terzino sinistro in area, come in occasione del secondo gol, cross di Lisi, terzino sinistro e gol di Birindelli, terzino destro. Quella cosa lì, se la facciamo con la giusta mentalità, mette in difficoltà tutte le squadre.